striscia dell'erba che è alta, si va a distendere bocconi nel tratto scoperto, capisce, signor parroco? Si mette a rafforzare il reticolato. Noi continuiamo a cantare, questa volta facendo dei cori che sono più forti di prima, per coprire qualche rumore sospetto che poteva capitare. Di nuovo applausi e di nuovo calma, per tutta la notte. Che fuciglieria contro di noi il giorno dopo, signor parroco. Quando i cecchini si accorgono che il nostro canto era come quello delle sirene, lui si rideva e il reticolato l'avevamo fatto grazie a quel ponte che stava passando. L'attacco. Catturate due o più scarafaggi. Munitevi di una tavola di legno, una gamella,
una candela, la vostra razione di zucchero o di cioccolata e tutti i fiammiferi di cui disponete. Una granata da 65 a pochi metri dalla mia sinistra. Aien Andy U! È l'unica voce umana in mezzo alle urla delle macchine. Ponete gli scarafaggi su un'estremità della tavola e copriteli con la gamella. Unite sulla tavola di legno le razioni di zucchero o di cioccolata a circa 50-80 cm dalla gamella per attirare gli scarafaggi. Sollevate la gamella e mettetela da parte. Vi servirà in seguito. Attorno a me, occhi rossi pieni di sonno e terrore, visi smagriti, barba incolta e dura, brandelli di corpo, di disperazione, di gamba, di paura, di braccia, di incredulità. E quello salta fuori dalla trincea, poi l'altro, poi quell'altro, non ci si vedeva più, poi io, 200 metri. I due davanti a me neanche tre passi restano lì, smirati dalle mitraglie, 170 metri. Ogni partecipante sceglie uno scarafaggio e punta su di esso uno o più fiammiferi. Al via, gli scarafaggi vengono liberati e il fantino vincitore si prende tutti i fiammiferi sul tavolo. Chi prima raggiunge il numero di vittorie concordato in precedenza